Quando i venti soffiavano, abbiamo recitato la preghiera rivelata da Baha'u'llah per le calamità. Questa preghiera ci ha ricordato che il potere di Dio è di gran lunga maggiore della potenza del ciclone. Appena abbiamo ripetuto questa preghiera, la nostra fiducia in Dio è aumentata e sapevamo che Baha'u'llah avrebbe protetto le nostre vite. È vero che il ciclone ha danneggiato le nostre case, gli orti, le piantagioni di caffè e di legno di sandalo, che sono le nostre fonti di reddito. Ma il ciclone ci ha aiutato a capire che non dobbiamo essere attaccati alle cose di questo mondo, ma essere consapevoli del nostro scopo nella vita. I venti hanno cominciato a soffiare più forte all'alba. Sapevamo che dovevamo correre alla scuola per rifugiarci, ma prima di farlo, in un nugolo di rami spezzati e oggetti che volavano, abbiamo recitato le nostre preghiere all'alba per prepararci alla giornata di digiuno. Mentre recitavamo le nostre preghiere, il tetto della nostra casa è stato spazzato via. Eravamo tutti determinati a fare il digiuno quel giorno. Mentre il vento soffiava, il mio bambino di 6 anni, Furutan, invocava ad alta voce: «Ti prego, Abdul Baha, aiutaci! La nostra casa non c'è più! Ti prego, ferma il vento, Abdul Baha!» E continuando a pregare, ripeteva: «Ya Baha'u'llah!» Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. Subito dopo il ciclone, il mio gruppo di giovanissimi si è riunito per pulire le strade. Erano coperte di alberi spezzati. Non abbiamo dubbi che siamo stati salvati grazie alle preghiere e alle benedizioni che riceviamo attraverso di esse. I giovanissimi hanno aiutato la gente a ricostruire le loro case, a pulire i loro cortili. Alcuni sono andati al centro Baha'i per recuperare ciò che era rimasto. Il giorno dopo il ciclone, uno dei giovanissimi ci ha detto che il ciclone ha approfondito la comprensione degli amici sull'importanza di prendersi cura di tutti. Essi hanno mostrato uno spirito di abnegazione nell'aiutare gli altri, assicurando che tutti fossero al sicuro. Ora la nostra assemblea spirituale locale si riunirà e guiderà il processo di ricostruzione che la comunità deve realizzare. Per il processo di ricostruzione useremo gli stessi strumenti che abbiamo utilizzato per l'espansione e il consolidamento della nostra comunità. Lavoreremo in cicli trimestrali. Dobbiamo fare in modo che gli aspetti spirituali e materiali della nostra vita progrediscano durante il processo di ricostruzione. Gli animatori continueranno a svolgere i loro incontri e i gruppi dei giovanissimi continueranno a riunirsi e ad avviare i loro progetti di servizio. I loro progetti incoraggeranno i membri della comunità a levarsi e a farsi carico della ricostruzione piuttosto che aspettare soccorsi da parte di organizzazioni umanitarie. Al mattino abbiamo visto un giovane Baha'i avvicinarsi al villaggio e recarsi nel luogo dove un tempo sorgeva la sua casa, mettendosi alla ricerca di qualcosa sotto le macerie. Sembrava stesse cercando qualcosa di molto importante. Finalmente trovò una scatola di metallo che gli apparteneva. Noi lo stavamo osservando da lontano, chiedendoci cosa contenesse quella scatola. L'aprì con la massima attenzione e ne tirò fuori un libro dell'Istituto Rui
inzuppato d'acqua, stese il libro con cura sotto il sole ad asciugarlo. Prese quindi un altro libro dell'istituto dalla scatola e un altro ancora. Poi estrasse il materiale della conferenza dei giovani facendo la stessa medesima cosa. Alla fine prese il suo libro di preghiere, lo sfogliò con molta attenzione in corrispondenza della foto di Abdu'l-Bahá, deponendolo sotto il sole con il massimo rispetto. E fu molto felice di vedere che alcuni dei libri dei giovanissimi posti sotto la scatola non erano del tutto bagnati. I principi della fede, gli strumenti che abbiamo imparato ad usare tramite il processo di espansione e consolidamento e la nostra familiarità con Tan sono stati di grande aiuto nell'organizzazione dei soccorsi. I talenti acquisiti negli anni e le capacità sviluppate nel servizio della causa ci hanno veramente assistito ad affrontare le conseguenze del ciclone. Ad esempio, essere in grado di capire la realtà di una situazione, raccogliere statistiche, pianificare, consultarsi, riflettere, essere sistematici, scrivere rapporti. Tutto ciò è stato utile per l'efficacia dei soccorsi nelle prime 2 settimane successive al ciclone. Ogni mattina abbiamo fatto consultazione e ogni pomeriggio riflessione.